Nazionale 600 Supersport dall'autodromo del Mugello in pole position, ospite in questo caso dell'Elf Civ, ovvero l'ex campione della Moto3 Andrea Locatelli con la Yamaha Bardal Evan Bros del mondiale in formato mondiale è presente naturalmente, ma la sua prestazione non è valida per la classifica del campionato italiano. È comunque una presenza davvero importante. Alle sue spalle parte bene Roccoli, poi Bernardi che ha già vinto la gara 1 del sabato, e purtroppo perdiamo subito uno dei protagonisti, Roberto Mercandelli. Questa caduta è abbastanza importante perché è avvenuta nel corso del primo giro, ha spezzato in due il gruppo, si forma un terzetto alle spalle di Locatelli, ma sono in realtà i primi tre per quanto riguarda la gara dell'Elf Civ, con Luca Bernardi, con Davide Stirpe e con Massimo Roccoli. Appena si alza il ritmo, Roccoli sembra faticare un po'. Valtolini, Brusolotti, quarta e quinta posizione, provano ad inseguire e ad un certo punto sembrano poter colmare il gap. Poi Valtolini evidentemente non ne ha più, in questo cambio di direzione viene sorpreso da Marco Bussolotti che va a guadagnare la quarta posizione. Non ce n'è per nessuno, naturalmente Locatelli chiude davanti a tutti, ma la vittoria ufficialmente non è sua, in realtà è di Luca Bernardi. Doppietta per questo pilota giovane, ma decisamente coriaceo, forte, talentuoso, veloce, e porta di nuovamente al successo la Yamaha del Gomaresi. Seconda posizione per Davide Stirpe, terzo per Massimo Roccoli, un po' in difficoltà nel finale, mentre Bussolotti precede Valtolini. Doppietta al Mugello per un ottimo Luca Bernardi.